Un'assemblea con i rappresentanti istituzionali, politici e parlamentari abruzzesi per scongiurare il licenziamento di 31 persone. Qual è il futuro di Tecnolabs? Questo lo vorremmo chiedere noi alla proprietà, per questo oggi abbiamo convocato l'assemblea per farci avere un tavolo formale con la proprietà per capire esattamente quali sono i suoi obiettivi. L'altra cosa è quella che attraverso questo tavolo vorremmo scongiurare altri licenziamenti e far ritirare questi licenziamenti. L'Aquila quindi rischia di perdere uno dei più grandi laboratori del centro-sud, si è detto. Esattamente questo, questa è una realtà molto importante perché è una realtà tecnologicamente all'avanguardia e ha bisogno sicuramente di un sostegno anche da parte delle istituzioni, ma soprattutto ha bisogno di aprire un dialogo costruttivo con questa proprietà. La situazione è drammatica perché è la prima volta che ci troviamo di fronte in questo sito, dove peraltro abbiamo avuto tante occasioni di confrontarci con crisi industriali, con difficoltà, a una chiusura totale da parte dell'azienda, la quale rifiuta persino il ricorso a quelli che sono gli ammortizzatori sociali, che in questi casi sono un paracadute per salvare la vita, perché si tratta della vita delle persone, dei lavoratori e delle loro famiglie. E noi chiedemmo qui 5-6 mesi fa all'azienda un piano industriale, farci sapere dove vuoi andare, anche se hai un problema di una crisi di Finmeccanica, delle commesse, ma facci sapere cosa vuoi fare e alla luce di questa capiamo cosa dobbiamo fare. Adesso quello che richiederemo come istituzione, io chiederò, è un incontro con la proprietà. Io di vicende di aziende in crisi ne ho seguite veramente tante, è la prima volta che ci sono tout court dei licenziamenti senza neanche dare un minimo di concertazione con le parti sociali e anche con le istituzioni, quindi si rende indispensabile in questo momento fare in modo attraverso un appuntamento, un tavolo che dobbiamo istituire assolutamente con l'azienda, sospendere questi licenziamenti e mettere in atto quegli strumenti che possano lasciare un minimo di dipendenza di queste persone presso l'azienda e quindi per esempio un contratto di solidarietà che ha la durata di 36 mesi e quindi poi noi speriamo che nel frattempo avere dall'azienda anche un minimo di piano di produzione e quindi nel frattempo speriamo che le cose poi possano evolvere in maniera positiva.